Grazie ragazzi. Grazie, grazie. Complimenti ragazzi. Ciao. Ciao Massimo. Ciao. Ciao. Ciao Le. Prego Simone. E adesso siamo ad un altro spazio importante per un ospite importante che gioca in casa, qui è proprio il caso di dire, Maurizio Compagnoni, la voce di Sky. Lui è nato a San Benedetto, qui allo Shada, è praticamente un abitué, l'abbiamo preso. Abbiamo beccato a bocca piena. Ciao Maurizio. Ben trovato. Ciao Maurizio. Visto? Non te l'aspettavi? Io vengo a prendere i premi solo se conduci tu, come a Castrocaro, se ci sei tu. No, bella sorpresa, grazie. Guarda, ti do il microfono perché non si parli mai il microfono alla conduttrice. No, siamo felici Maurizio di averti qui e siamo felici di sottolineare come una manifestazione del genere ci riporta a quel calcio di cui noi difficilmente, no Maurizio, abbiamo occasione di parlare, non perché non lo meriti ma perché gli spazi sono quelli, si parte dalla Serie A e si scende fino a un certo punto. Noi siamo anche peggio di voi perché insomma, almeno voi ci provate, almeno fate Lega Pro così e fate anche la Serie D, insomma da noi sotto la Serie B deve succedere proprio qualcosa di clamoroso. Tu giocare in casa qui questa sera, che sensazione ti dà? Beh, è bello perché voglio dire, io anche se ho resistito 21 anni a non prendere la residenza, adesso ho preso la residenza a Milano, ma comunque io sono marchigiano al 100%, gioco in casa mi fa molto piacere. Sono stato costretto per motivi fiscali, però spero più presto di prendere la residenza nelle Marche. Toccata e fuga sempre a guardare le palme, il mare. No, che toccata e fuga. Toccata. No, finito il campionato, adesso la base è qua. No, che toccata e fuga. Trasferimento assoluto allo Shada, praticamente. Ha riportato la residenza a San Benedetto, okay. Adesso, tranquillamente. Dici Maurizio, a questo punto, visto che state per raccontare questa partitina da niente, tra poco più di 24 ore, che succede tra Juventus e Barcellona? Io lunedì sera ero a cena con Luciano Moggi che ha parlato con diversi giocatori della Juve, i quali hanno detto che se nei primi 25 minuti non prendono gol sono cavoli del Barcellona. Questa è una minaccia più che una promessa, no? E può succedere effettivamente di tutto. Grazie Maurizio, noi ovviamente. Grazie Maurizio, ti sfruttiamo un attimo per una presenza. Ti sfruttiamo in pieno questa sera. Accomodati. E perché? Vicino a Simona, vicino a me, dai. No, quante emozioni. No, stasera non c'è Vanessa, fai il galletto. Me l'ha detto, me l'ha detto. Vanessa, qui il giornalismo, come sapete, è una questione di famiglia, loro sono marito e moglie e quindi ovviamente condividono anche la passione per le Marche. Vanessa è mia amica, giustamente, e ha un passato tanto, passato a Roma, vari campi di Roma e Lazio, è una ragazza straordinaria, una bravissima professionista come il marito d'altronde. Andiamo con il premio. Sì, migliore allenatore prima categoria, siamo saliti in prima categoria, girone B. I tre finalisti sono Davide Tedoldi dell'Osimana, Giorgio Latini della Vallesina City e Maurizio Marincioni della Vigor Castelfidardo. Approfittiamo di Maurizio per la premiazione. Intanto le foto ci hanno svelato i volti dei tre protagonisti di questo momento della serata, li vediamo salire qui sul nostro palco e sono pronti per conoscere il verdetto. Buonasera a tutti voi, a vincere il premio come miglior allenatore in prima categoria nel girone B è Maurizio Marincioni. Da Maurizio a Maurizio. Davide Tedoldi arriva secondo, Giorgio Latini terzo. Maurizio Marincioni, questo è il tempo dei bilanci ed è un bilancio più che positivo e questa ne è anche la dimostrazione, no? Questa è l'ennesima emozione
alle tante che si sono succedute quest'anno. Abbiamo vinto un campionato con grandissimo merito, ma con grande emozione, quindi a queste emozioni così che si sono succedute aggiungiamo questa di questa serata meravigliosa, e quindi veramente meglio non poteva essere. La mettiamo in bacheca dunque. Grazie, grazie. Complimenti Maurizio, complimenti anche a Davide e a Giorgio. Ciao Maurizio, grazie, e resta qui con noi perché la serata è lunga. Accomodatevi. Ciao Maurizio, complimenti. Allora, facciamo accomodare i mister e torniamo ai calciatori. Mamma mia. Torniamo ai calciatori. Miglior giocatore prima categoria, girone B. Anche in questo caso i finalisti sono 4 e c'è un pari merito. Allora, Eros Paniconi del Micciulli Senigallia. Lui non c'è sicuramente, però c'è un dirigente. Giacomo Casturà delle Torri Castelplanio. Manuel De Martino del Villa Musone. Simone Pennacchioni della Vigor Castelfidardo. Visto che c'era prima il signore della Paidos, lo richiamo anche adesso, così facciamo un'altra premiazione. Ciao. Ripetiamo, siamo al miglior giocatore in prima categoria, girone B, abbiamo tutti i candidati, abbiamo il premiatore, ci manca il nome di colui il quale ha vinto, è Giacomo Casturà. De Martino si classifica secondo, Eros Paniconi e Simone Pennacchioni invece sono al terzo posto. Grazie del saluto. Giacomo va via senza approvato ad andare via. Giusto, con la targa, il riconoscimento da parte degli sponsor senza parlare, però qualcosa lo possiamo dire sulla stagione tua e delle Torri. Sì, per me è stata una buona stagione, anche se poi alla fine del campionato non siamo riusciti a ottenere un buon risultato, però la società ci appoggia e ringrazio soprattutto anche i miei compagni che mi hanno permesso comunque oggi di arrivare qui. Grazie allora, grazie Giacomo, grazie anche a Manuel e a Eros, anche a Simone ovviamente. Vai Giuliano. Sì. Passiamo. Passiamo. Passiamo al miglior allenatore. Siamo il miglior allenatore della prima categoria, girone C. Vai. Sì, la terna finalista è la seguente: Daniele Cotica della Pignanese, Luigi Giandomenico del Montecosaro e Paolo Rossi del Muccia. Gianluca, dottori, dov'è? Chiamalo per la premiazione. Buonasera, benvenuti. Buonasera. Stiamo aspettando dottori per la premiazione, eccolo che arriva. Buonasera, benvenuto anche a lei. Ci siamo, sono pronti per dire che a vincere come miglior allenatore prima categoria girone C è Paolo Rossi. Ti gira, dici? Luigi Giandomenico al secondo posto, Daniele Corni che è in terza posizione. Paolo, ruolo? Il nostro ruolo è abbastanza
impegnativo, però nel mio caso sono stato fortunato perché... Ti ho rotto un piede, credo, giusto? No, ok. Ancora sono pure giocatore, quindi... Fantastico. Vedi? C'era uno che si chiama Paolo Rossi, matematico. Quello che appunto volevo sottolineare, dal miglior allenatore il ruolo che avete, no? Voi in panchina ce lo stavi spiegando. Sicuramente un ruolo impegnativo e anche tra virgolette di responsabilità, perché comunque si ha a che fare con ragazzi anche a volte giovani di 16, 17, 18 anni. Quindi bisogna avere molta attenzione per tutti gli aspetti. Nel mio caso diciamo che tutto è stato semplificato perché avevo un gruppo di ragazzi meravigliosi, infatti questo premio voglio condividerlo con loro perché i veri protagonisti e artefici di questo piccolo miracolo sportivo sono stati loro, sicuramente anche con la società perché ci sono stati sempre a fianco, è una società piuttosto piccola, però... Simona, ti dico io. Loro sono del Muccia, 900 abitanti e sono andati in promozione, quindi... Un applauso, grandi, bene. Nonostante questo comunque i nostri dirigenti non ci hanno mai fatto mancare niente e voglio infine ringraziare anche le due persone che hanno collaborato con me, cioè Guido Favia e Mauro Marzilli, che mi hanno dato una mano sia in campo che dietro le quinte. Grazie Paolo, inevitabilmente ti chiedo quanto pesa un nome così nel mondo del calcio. Ma diciamo non tantissimo perché come calciatore non sono neanche lontanamente né parente né paragonabile a Paolo Rossi originale, sì, quindi non ha un grosso peso. Grazie, grazie Paolo, grazie Luigi, grazie Daniele e grazie anche a con il quale ci hai aiutato a ciao, premiare. Gigi. Ciao. Gigi. Grazie a te. Gigi. Ora, i microfoni non fanno le pizze, proviamo ad andare avanti. Miglior giocatore prima categoria. Miglior giocatore prima categoria girone C. Andrea D'Angelo Montecosaro. Giacomo Scarpeccio Amatori Corridonia. Massimiliano Gabaldi, Nuova San Giorgese, Riccardo Natalini, Muccia. Andiamo a premiare qualcuno della Macro, ne vedo qui c'è Francesco. Viene? Vieni tu a via il premio. Allora, Riccardo Natalini e viene il presidente Formaggi di tirare il premio. Salutiamo Giuliano, questa splendida ragazza. La Mar ha messo a disposizione questa splendida fanciulla, quindi gli facciamo fare la premiazione. E le facciamo anche un applauso perché mi sentivo tanto sola qui, a livello di donne. Grazie, grazie. A vincere è Andrea D'Angelo. Al secondo posto, al terzo Riccardo Natalini e Giacomo Scarpeccio. Gigi. Vai. Andrea D'Angelo dunque, miglior giocatore, che cos'ha più degli altri Andrea? Me lo sto chiedendo anch'io. Ah, fantastico! No, sono bravissimi tutti quanti. Loro sono distinti quest'anno, posso confermare perché sono stati agli ossi. Per il resto, niente, oltre a girare questo premio, mi sento di girarlo a tutti i compagni che quest'anno ho avuto a fianco. Voglio ringraziare anche chi è stato solidale nei miei confronti, ha fatto il mio lavoro. Grazie, grazie Andrea. Giuliano, a posto, gli vuoi chiedere qualcosa? Noi no, abbiamo fatto la raccolta e hai vinto tu, quindi è normale. Non ti stupire, d'altra parte lui fa il modesto, però... Lo sapeva già. No, non lo sapeva, però sa le sue qualità, quindi
non è stata una grande sorpresa, dai. Grazie allora, grazie ad Andrea D'Angelo, a tutti i protagonisti di questa premiazione come miglior giocatore prima categoria, girone C. Giuliano, piccolo intermezzo se mi posso permettere, mi hanno detto che è arrivato, perché quando abbiamo iniziato non era ancora arrivato e non so dov'è con le luci, dovrebbe essere Michele Paolucci, calciatore Michele Paolucci di Civitanova, eccolo. Per me rimane il giocatore dell'Ascoli, quindi non è Ascoli Siena Latina, quindi ben arrivato. D'altra parte giochi in casa, quindi non è Civitanovese, quindi. Michele, allora, grazie di essere venuto a questa serata. Poi lo sequestriamo anche. Lo sequestriamo per il premio. Una premiazione. E allora, l'impatto arrivando qui questa sera in cui stiamo celebrando il calcio dilettantistico marchigiano? No, bello, è molto piacevole, stavo riflettevo proprio, sentivo qualche ragazzo che parlava prima durante la premiazione, chi fa questo lavoro a questi livelli lo fa per passione, quindi credo che sia un grande merito, qui non ci sono azioni, ci sono campi sterrati, trasferte con la macchina. È bello, io nasco anch'io da questo livello, l'ho visto e credo che siano ad ammirare certi ragazzi che amino così tanto questo lavoro e che lo fanno con passione. Io credo che l'amore per questo mestiere sia... non ci sono categorie, non c'è Serie A o promozione, c'è l'amore per questo lavoro e credo che loro lo rappresentino molto bene, quindi per me è un piacere e un orgoglio essere qua questa sera. Per il grande salto cosa ci vuole? Sicuramente ci vuole il... Simone, scusa, mettetemi pure, perché sennò cioè, vedi addosso il proiettore, lui diventa inguardabile, verde di tutti i colori. Verde. Ci vuole la fortuna di capitare nel posto giusto al momento giusto, ci vuole la voglia di crederci e anche la spensieratezza, di fare le cose in maniera leggera, con la voglia sempre di arrivare e non perdersi mai d'animo nelle difficoltà. Nel futuro cosa c'è? Nel futuro adesso per me c'è un po' di vacanza, quest'anno è stato un anno tribulato, un problema che mi ha tenuto qualche mese fuori, adesso mi riposo, ho già voglia di ripartire, però prima un po' di casa, poi sono davvero a un passo da qua, quindi l'aria del mare può bastare. Ti sequestriamo con premiazione, secondi, dacci. Allora, passiamo alla prima categoria D, miglior allenatore prima categoria D. I quattro finalisti in questo caso sono Fabio Roscioli, Futura 96, Marco Bucci, Avis Ripatranzone, Pasquale Minuti, Atletico Azzurra Colli, Stefano Cipolletta, Palmense. Ciao Fabio. Eccoli tutti. Michele, qui c'è la targa, appena Simona dirà. Siamo pronti per dire che il vincitore è Pasquale Minuti. Cipolletta al secondo posto, Marco Bucci e Fabio Roscioli invece in terza posizione. Stefano, complimenti ragazzi, vedete, ve lo spesso. Pasquale, fateci sentire Pasquale. Eh sì, Pasquale. Giovanni che mi salutare. No, non è vero, stavamo parlando male di Maurizio Compagnoli. Ecco, tanto qui vi sente, però è una bella soddisfazione, no? Essere premiato e ricevere questo premio da chi ce l'ha fatta, da chi ha sempre un palcoscenico importante, ma ha detto parole davvero significative su quello che fate voi. Essere premiati da colleghi è sempre bello, sono molto contento, è una serata stupenda, non mi era mai successo una premiazione del genere, sono contento. Serata stupenda, stiamo andando bene? Possiamo proseguire?
Vi state annoiando? Vi state divertendo? Ci fate un applauso per cercare di capire qual è l'atmosfera qui in questo momento. Bene, siamo felici, allora possiamo continuare. Grazie, grazie a tutti voi e grazie ai grandi ospiti che stanno impreziosendo questa serata, come accade poi in ogni edizione di Marche in Gol. Giuliano. Sì, andiamo avanti, facciamo accomodare i mister. Pasqualino fa il timido, ma lui il campionato lo ha ammazzato, adesso non lo vuol dire però. Dice che Pasqualino non lo possiamo chiamare. Vabbè, uguale. Pasquale, va bene. Allora, miglior giocatore prima categoria D. I tre finalisti sono Gino De Angelis del Petritoli, che sicuramente non c'è perché mi ha chiamato, quindi lo so che non c'è. C'è un altro impegno. Però ci deve essere qualcuno del Petritoli, ho visto Peppe Vitali, il presidente da qualche parte. Ci dovrebbe essere. Ah, oddio, forse sì. Matteo Bartolini, Futura 96. Paolo Chiappini, Atletico Azzurra Colli. Avevo allertato il signore della Eddy Ricami di tenersi pronto e quindi lo richiamo, visto che prima è andato bene, ripetiamo l'esperimento. Bartolini, Chiappini, lui non è idea, però va bene lo stesso. Buonasera, allora il microfono funziona e quindi possiamo proseguire in attesa di colui che premierà il vincitore. Ma ecco qui, mestiere, siamo pronti a svelare il vincitore, che è Matteo Bartolini. Posto Paolo Leo. Chiappini invece in terza posizione. Gino. Paolo. Si accomodi. Matteo, ecco qua con il giusto premio, un premio molto, molto meritato questa sera. C'è un sogno nel cassetto, Matteo, che si può inseguire ancora? Ma un sogno all'età mia. Non so se sei ancora, sinceramente, perché a 38 anni i sogni lascia più prigione, li lascio. Si può sognare ancora anche a 38 anni, non costa niente. Quello sicuramente che non costa niente, però se dal punto di vista calcistico faremo altri campionati. Magari la carriera d'allenatore dopo? Ma non è che mi interessa più tanto in questo momento, penso a giocare. Grazie, grazie Matteo, vedi Giuliano non è detto, no, che poi dal campo si passi volentieri in panchina. Me l'avevi detto che erano di poche parole questi ragazzi. Lui è un ragazzi. Altro che sto lì, tu... non c'è Gino che fanno i modesti, ma insomma. E tu Giuliano intervieni, dici tutte le cose che sai. Ma no, sono anche dei retroscena, ma proprio è brutto, dai, non va bene, dai. Paolo. Grazie ragazzi, grazie allora. Accomodatevi, grazie. C'è un altro spazio adesso, sì, a cui teniamo molto, e chiamiamo subito qui sul palco una grande amica del premio Marche in Gol, Gaia Capponi, lei tra l'altro che era qui accanto a Giuliano nelle scorse edizioni ad allietare le serate. Un grande applauso a Gaia. Un bel applauso per Gaia che era la mia compagna. Ciao Gaia, benvenuta. Sappiamo che sei qui per una questione di cuore, per una questione di affezione nei confronti del premio, ma anche per mostrarci qualcosa di molto importante. Non lo vogliamo svelare, tieni. Grazie, vediamolo insieme, vai. Allora, pregherei la regia di far partire un filmato, è breve ma è molto significativo. Un attimo di pazienza, sapete. Capita. Puoi descrivere il caso. Siamo in Africa naturalmente, come potete ben capire e vedere. In una scuola
vicino a Malindi, in un villaggio a pochi chilometri da Malindi che si chiama Magengo. Qui stiamo distribuendo delle matitine con, semplicissime, con le gommine dietro, e per loro sono stati dei regali davvero fantastici. Qui mi ero permessa di riprendere un bimbo perché pensavo avessi sbagliato una dizione. E invece aveva fatto bene, e come sentite mi sta sorridendo e portandomi in giro, proprio lui. Questa è la lavagna di una delle tre classi della scuola materna. Questo è il nonno Bruno, poi vi ruberò qualche altro secondo per raccontarvi chi è. Loro a scuola imparano sia il Swahili, che è la lingua del Kenya, ma imparano anche a leggere e a scrivere l'inglese. Con la maestra che controlla i conti. Ecco, un bimbo, non so se si vede bene, ma ha recuperato, penso, le bidoni dell'immondizia, una lametta, e loro temperano le matite con una lametta da barba. Io stavo dicendo che è molto pericoloso e avevo portato con me parecchi temperini in regalo per loro. Ecco, questo è un momento veramente significativo che dovrebbe farci un attimino riflettere e davvero ringraziare Dio, chi per lui, per quanto noi e i nostri figli siamo davvero fortunati. Questo è un pasto che i bambini della scuola materna di Magengo consumano. E vi posso dire e garantire che anche loro sono fortunati per avere questo cibo. Adesso vedrete che stanno ringraziando e pregando. Naturalmente io ho portato con me un pallone, da tifosa quale sono, e Giuliano permettimi, ma i colori giallo-blu mi tradiscono. Approfitto per salutare il neo presidente della mia squadra del cuore, Raul Parlatoni, sto parlando giallo-blu della Fermana naturalmente. Dicevo che ho portato con me dei palloni di cuoio e i bambini sono praticamente impazziti. Loro giocano con dei palloni di, eccolo, lui è stupendo, con dei palloni di pezza o fatti di cartone. Ecco, la nursery school di Magengo è una realtà, è una scuola materna. La football primary school, lega nazionale dilettanti, è il nostro sogno. Vi ruberò altri due minuti per raccontarvi di cosa si tratta, ma davvero due minuti. Questo è il progetto che intendiamo realizzare, e di questo video ringrazio Valentina Parlatoni che è qua con noi. Una scuola elementare che sia, diciamo così, e che dia continuità alla scuola materna, che è quella di cui vi ho mostrato le immagini. E vabbè, e con questo possiamo concludere il video, possiamo sfumare con questa musica che ci dà il senso, appunto, è una musica, è una canzone famosa, è Tempo d'Africa. Intanto io vi saluto perché non ho avuto il tempo di salutarvi. Buonasera, ringrazio gli amici di quelliche.net, Gianluca e Giuliano per l'ospitalità, grazie anche per le belle parole di Simona. Due minuti,
la nursery school è una realtà. La nursery school è l'equivalente di una nostra scuola materna. Avete visto che ci sono bambini, ben 102, di 3, 4, 5 anni, ma bambini anche più grandi. E questo perché? Per i bambini più piccoli è l'occasione unica per avere una minima alfabetizzazione. Per i più grandi però è penalizzante, perché naturalmente partecipare e fare scuola con i bambini più piccoli impedisce il loro sviluppo e la loro crescita. Qual è il nostro sogno e qual è il nostro obiettivo? Intanto, perché dico nostro? Perché naturalmente, oltre a quelli che è .net per l'ospitalità, permettetemi di ringraziare una bella persona prima ancora che un bravo calciatore. Saverio Pedalino, che è qua con noi, un grande, grande applauso di cuore. Lui è una bella persona, un bravo calciatore, ma molto timido, molto timido. Però assicuro, non so, qualcuno di voi magari l'avrà riconosciuto, perché era nella prima immagine, aveva questo viso di bambino di colore dipinto sulla tartaruga di voi calciatori, e questo a significare una bellissima sua esperienza che lo lega all'Africa. E io lo ringrazio perché è da lui che è partita questa idea, quella di realizzare 3 classi della scuola elementare in Africa. Come pensiamo di realizzarlo? Con il vostro contributo. Per cui io mi permetto intanto di rivolgere un appello a tutti i presenti, quindi calciatori, capitani, mister, presidenti, per iniziare già con il prossimo campionato 2015-2016 una campagna di sensibilizzazione per una raccolta fondi che magari potremo fare a Natale. Per cui con un piccolo contributo potremo realizzare questa primary football school della Lega Nazionale Dilettanti. Un piccolo contributo che ci permetterà di recuperare il sorriso di questi bimbi e di dare un calcio alla povertà. Grazie mille, grazie a tutti, ci risentiremo. Grazie, grazie mille. Ciao Gaia, grazie. Ciao Gaia. Gaia Capone. Ringraziamo Gaia per questa bella iniziativa, sicuramente interessante. Poi dopo, successivamente, ne daremo conto sul nostro sito, Marking Goal, per poi anche eventualmente la raccolta fondi per questi bambini, che sicuramente, se vogliamo farli crescere, dobbiamo passare attraverso la cultura, quindi mi sembra che aiutare le scuole sia la cosa migliore, no Simone? Possiamo fare tanto con poco, sì, no? Infatti. Con un piccolo gesto possiamo ci accontenta poco, quindi possiamo rendere felici. Ho un altro piccolissimo intermezzo. Io vorrei chiamare un attimo qui sul palco, mi hanno detto che c'è, non so dove, Edoardo Tartabini, che ha stabilito un piccolo record, è riuscito in 3 anni a vincere 3 campionati di eccellenza. Non c'era più. È sorpreso. Vorrei portare un attimo qua, gli facciamo prendere un bel applauso, ci facciamo dire come ha fatto questo piccolo record velocemente. Vieni Edoardo. Edoardo, non te l'aspettavi, vero? No, non lo sapeva, quindi... Non sapeva? Ciao. Ma sa di aver vinto 3 campionati di eccellenza consecutivamente, ci spiega adesso come si fa. Io penso che la cosa più importante sia il gruppo e essere uniti, cioè se uno crede in fondo un obiettivo, col gruppo si può raggiungere qualsiasi cosa. Con il gruppo si può raggiungere qualsiasi cosa. Dici le squadre con le quali... Eccolo là, il gruppo. Il gruppo tuo è là. Dici le squadre con le quali hai vinto questi 3 campionati ultimi. Abbiamo vinto la finale nazionale di eccellenza con la Fermana. L'anno scorso a San Benedetto, quest'anno a San Marco Pascoli in Emilia Romagna. In Emilia Romagna, sei emigrato però hai vinto lo stesso. Sì. Complimenti Edoardo. Edoardo Tartabini. Un bel applauso, perché pensiamo che se lo merita. Allora, adesso passiamo al campionato di Pione. Aumenta l'importanza del torneo e aumentano anche le premiazioni, perché qui si aggiunge la premiazione anche degli under, i cosiddetti under, i ragazzi nati prima del 95. Allora, miglior allenatore promozione A, la terna finalista è composta da Davide Sartini, Real Metauro, Nicola Spuri Forotti, Fabriano Cerreto, Tito Perini del Barbara. Eccoli qua che arrivano. Chiamerei qualcuno, benvenuti. Quali sono i premi?
come puoi vedere la macro non ci mette a disposizione il meglio, quindi di meglio. Splendide ragazze, un applauso, grazie anche a loro, la macro che ci supporta in questa bella serata, ci danno anche una mano, che mano, insomma, adesso i ragazzi ne avranno prova a vincere, Nicola Curi Corocchi. Bravo. Passo sotto, Tito Perini al secondo posto, Davide Santini al terzo. Mister, ci racconta in un minuto la sua stagione. Bisognava giocare con i premi. Vincere i premi? Bisogna vincere i premi. Sempre giocatori, arriviamo. Però questo è un premio suo, il miglior allenatore. Grazie Nicola, allora Nicola Spuri Corotti, grazie a Tito Perini, Davide Sartini. Mister, grazie. Allora, passiamo ora al miglior under della promozione A. I finalisti sono Alessandro Cameruccio, Belvedere, Cristian Vitali, Pergolese, Giovanni Barattini, Real Metauro. Chiamerei il cognino di Perepate. Manca il terzo. Ne manca uno, sì, Vitali della Pergolese, sapevamo che non poteva, ci aveva avvisato, non poteva venire. Ma noi proseguiamo allora per dire che a vincere come miglior under è Giovanni Barattini. Squadra nel cuore in cui un giorno si avrebbe piacere di militare. Sono a Juventus, però niente è possibile. Dopo domani sera sarai pronto davanti allo schermo. O magari vai a Berlino, no? Grazie ragazzi, allora grazie. E in bocca al lupo. Volevo ringraziare oltre a loro, naturalmente. Allora, voi state bevendo della birra probabilmente, no? Tra un po' arriverà della birra, beh, la fa questo signore, quindi se non vi piace dopo andate a protestare da lui, mi raccomando, è il titolare del birrificio del Fate che ci ha dato la birra per la sera. Allora, miglior giocatore della promozione, i finalisti sono Francesco Polenta del Camerano, Matteo Piergallini del Quadriato Cerreto e Simone Monaldi del Pian di Meleto.
Allora, qualcuno della sartoria Buonasera anche a lei, siamo pronti per premiare il miglior giocatore promozione A. A vincere è Simone Bonaldi. Simone, qual è il tuo ruolo? Quanti gol abbiamo fatto? 15. E in una stagione che si può definire come? Per noi che siamo una piccola società penso che sia una stagione quasi incredibile. Arrivare qui a fare un campionato di promozione penso che sia per la nostra società un grande risultato. Poi si ricomincia con un obiettivo, il tuo personale è superare i 13? Sicuramente sì, per noi l'importante è che quest'anno sia un'opportunità a salvarci, abbiamo fatto un bellissimo campionato e devo ringraziare i ragazzi, perché questo è merito anche di me e i compagni che mi danno la possibilità di giocare a me. Grazie, grazie Simone, che giustamente sì, potete accomodarvi anche condividere con i compagni questo premio. Una volta la Sartoria Conte, che c'è uno di quelli che come le fa degli altri che ci hanno dato una mano per la realizzazione della serata. Che ci consentono di essere qui, esatto, diciamo. Grazie. Oltre ovviamente allo Shada, che ricordiamoci ospita e che ci fa da cornice straordinaria ad un evento unico nel suo genere, Giuliano, lo possiamo dire? Non esiste. Sì. Un evento di questo tipo.